Tutto. We can start? You are ready? Ok. Oh, me la so meritata, eh? Sì. Allora, possiamo cominciare. Buonasera, conferenza stampa dei campioni d'Europa. Inizia la star of the match, Leonardo Bonucci. Vedo subito Rai collegata, diamo la precedenza. Donatella Scarnati, a seguire Francesco Repice. Leonardo, complimenti, veramente è stata una serata incredibile, anche per noi che seguiamo questo da tanto tempo, tanti europei eccetera, ci avete fatto veramente sognare. Leonardo, prima Chiellini ha detto siamo speciali, in che cosa siete speciali? Siamo stati speciali nel crederci fin dall'inizio quando ci siamo ritrovati, respiravamo qualcosa di diverso nell'aria ed è arrivato. È incredibile come giorno dopo giorno non ci stancavamo mai di stare insieme, di stare uniti. Di solito non vedi l'ora che qualcosa finisca quando è così lungo, invece noi avevamo una voglia matta di stare tutti insieme. Lo abbiamo fatto davvero, incredibile, è incredibile. Francesco Repice, nel frattempo è arrivato anche il mister Mancini, quindi potete fare domande o all'uno o all'altro. Vai Francesco. Allora, se posso fare un'altra, ti ringrazio Paolo, complimenti anche a te. Grazie. Io voglio cominciare con te, perché questo era un titolo che ti mancava, perché questo maledetto trionfo europeo ti mancava tanto, e chissà quanto te lo saresti meritato. Tu e Giorgio, che avete inseguito, alla fine, eccolo lì, è arrivato. Dal 2012, che lo aspettavamo. Siamo arrivati ad un passo, e poi è stata una rincorsa continua, ma ci abbiamo creduto, come detto. È la forza di chi vuole ottenere qualcosa e di continuare ad essere, di dimostrare di essere ad alti livelli. È quello che non abbiamo mollato mai, siamo sempre lì sul pezzo a far capire ai più giovani cosa significa la professionalità, cosa significa l'umiltà, cosa significa il lavoro, la dedizione al lavoro. E in questo ci ha dato una grande mano il mister, perché da quando è arrivato ci ha messo nella testa che potevamo fare qualcosa di storico, dovevamo solo crederci. E noi abbiamo battuto su questo, sul credere che potevamo diventare grandi. E l'abbiamo fatto, adesso la Coppa viene a Roma. L'audio. Ti recuperiamo Francesco, intanto andiamo avanti. Dario Ricci, Sole 24 Ore, nel frattempo recupero Repice. Eccoci qua, buonasera. Complimenti ragazzi, complimenti. Per Leo, Leo, cosa sale, quanto vale questa Coppa per gli italiani in questo momento? Dopo un'annata, un anno e mezzo così difficile, che valore gli date per i vostri tifosi? Mentre al mister chiedo, mister, dopo quel gol a Freddo, una partita a mio modo di vedere dominata, controllata così, veramente è stata sorprendente. Si aspettava questa reazione da parte della squadra, perché quel gol avrebbe steso molte altre squadre. Grazie, complimenti. Penso che questa vittoria e questa Coppa sia la dimostrazione che una volta che arrivi in fondo puoi solo che rilanciarti, rispingerti più forte che puoi per arrivare in alto. Noi l'abbiamo fatto dopo l'eliminazione del Mondiale, è la dimostrazione che bisogna sempre crederci, che bisogna essere sempre positivi, bisogna sempre guardare in alto e non mollare mai, volerlo più di ogni altra cosa, e la rinascita è arrivata per l'Italia. Adesso godiamoci questa vittoria e poi sono sicuro che questo grande gruppo con un grande allenatore farà ancora parlare di sé. Mister. No, io sono molto felice perché la squadra ha giocato bene, ha meritato la vittoria. È vero, il gol a Freddo ci ha creato un po' di problemi nei primi 15 minuti, però poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo ripreso la partita in mano. E alla fine, insomma, è stato un dispiacere arrivare ai rigori e soffrire fino alla fine della partita. Però, insomma, l'avremmo meritato di chiudere prima.
siamo felici per tutti gli italiani, per tutti gli italiani che vivono all'estero, che erano qua in tanti stasera, tutti gli altri che vivono all'estero e tutti gli italiani in Italia, e che abbiamo dato un mese di bellissimo, credo, e di soddisfazione e di gioia. Ecco, questa è, insomma, siamo molto felici. Allora, abbiamo di nuovo Repice per il mister. Infatti proprio questo volevo dirti, Roberto, un po' di anni fa, nel 1982, tra l'altro era l'11 luglio, un ragazzo che non c'è più, un tuo amico, questo Pablito Rossi, ebbe il grande merito di riportare gli italiani nelle piazze, nelle strade. Avevamo paura del terrorismo, tu sei della stessa mia generazione, sapevamo che paura c'era nel nostro paese. Tu dopo la pandemia hai riportato gli italiani nelle piazze, Roberto, ma ti rendi conto di cosa hai, di che cosa hai fatto, di che cosa è enorme? Cosa di incredibile nel cuore di tutti noi, perché io ero giovane, ma allora ero nella lista dei 40 per andare al Mondiale di Spagna, nonostante fossi giovanissimo, e quindi io sono rimasto legatissimo a quella squadra e a Pablito e a tutti i giocatori di quella squadra. Noi abbiamo fatto qualcosa di, non lo so, sinceramente non ci rendiamo conto, e siamo felicissimi veramente per la gente, per gli italiani che se lo meritavano, dopo comunque un periodo difficilissimo. E la nostra gioia è questa, insomma, e aver giocato veramente bene. Allora, andiamo avanti con le prenotazioni. Vi chiedo la cortesia di fare una domanda o al mister o a Leo, per dar modo di fare le domande a tutti, altrimenti andiamo lunghi, dobbiamo anche rientrare in Italia. Tomaselli, Corriere della Sera. Ciao, complimenti e grazie. Mi emoziona anche solo fare la domanda. Volevo ringraziarvi intanto per questa serata, per tutto quello che avete fatto. E mister, cosa c'è dentro le lacrime? C'è solo calcio dentro quel pianto alla fine, insomma. Vi ho visto tanta vita in questo mese, e l'Italia è impazzita in questo momento, voi non ne avete conto, noi neanche, ma insomma, è solo calcio quelle lacrime. È l'emozione che c'è dopo aver fatto una cosa incredibile, l'emozione del vedere gioire i ragazzi, l'emozione del vedere gioire il pubblico e sapere quello che abbiamo creato, è tutto questo, è tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni e soprattutto in questi 50 giorni che sono stati veramente duri. Nonostante questo siamo stati bene insieme, non c'è mai stato un problema, e questo credo che sia veramente merito dei ragazzi, non solo sul campo, perché lì sono bravi, sono stati bravissimi, hanno fatto un campionato d'Europa straordinario, ma soprattutto per aver cementato quel gruppo in questi 50 giorni, e vuol dire che sono ragazzi per bene, e credo che, insomma, hanno creato qualcosa veramente di indivisibile in futuro, rimarranno sempre legati da questa cosa, perché hanno un grande rispetto uno dell'altro. Abbiamo Paolo Brusolio della Stampa e poi Pizzo Ferrato. Vai Paolo. Sì, ciao Roberto, ciao Leo, complimenti davvero, grandissima emozione. Volevo chiederti, Roberto, a chi la devi questa vittoria? Immagino il gruppo, ma qualcuno di personale, una dedica personale tua. Grazie. Io lo dedico veramente a tutti gli italiani, all'estero e in Italia, ma per me è una cosa particolare, è un pezzo di questa Coppa, la voglio dedicare a Paolo Mantovani, che era qua con me 30 anni fa quando purtroppo la perdemmo in finale col Barcellona, e anche ai sandoriani, perché quel giorno soffrirono, e credo che questa Coppa che, insomma, racchiude tutti gli italiani, sia un pezzettino, sia soprattutto loro, e poi tutti alla mia famiglia e a tutti quanti. Pizzo Ferrato, vai. Eccomi, grazie Roberto, grazie Leo. Senti Roberto, hai scritto una pagina importantissima della gloriosa storia della nazionale italiana, e un po' te la sei ripresa questa nazionale, no? Penso al genio ribelle dell'europeo dell'88, penso al genio calcistico che non riusciva a entrare in pianta stabile nell'11 titolare, e penso che adesso invece tu sei il padrone della nazionale italiana campione d'Europa.
è anche la tua vittoria, ti sei preso qualcosa che ti mancava, cioè il rapporto con la nazionale. Beh, io ho avuto la fortuna di giocare in una grande squadra, quella del 90. La fortuna di giocare in una grandissima Under 21, quella dell'88. E nonostante fossimo i migliori in assoluto, siamo riusciti a non vincere. Perché poi il calcio è questo, il calcio... E perdemmo tutte e due le volte i rigori. Quindi qualcosa la sorte mi doveva. Abbiamo il Caseres della Süddeutsche Zeitung. Sei collegato? Vedo solo il primo nero. Ok. Scusa. Congratulations to both of you. Complimenti a tutti e due. For Donnarumma, who has been awarded a major prize by this tournament. Avevo una domanda su Donnarumma, che ha ricevuto questo premio di giocatore più forte del torneo. Che cosa ha detto a Donnarumma prima dei calci di rigore, mister? Noi siamo fortunati ad avere Donnarumma. Io ero sicuro che avrebbe parato un paio di rigori, sicurissimo, perché è il miglior portiere al mondo. E quindi, insomma, è una fortuna per noi averlo con noi sempre. È un ragazzo meraviglioso, è un portiere incredibile. E Patania e Santoni dal Corriere dello Sport. Buonasera a tutti. A Leonardo, un grazie particolare, insomma, per il primo gol di un difensore azzurro in questo europeo, arrivato nel momento giusto. A Roberto volevo chiedere questo, volevo chiedere quante volte aveva pianto alla fine di una partita, perché le lacrime di stasera sono state veramente qualcosa di particolare. Abbiamo visto gli abbracci liberatori, ma questo non era solo un pianto liberatorio, era qualcosa di più che dimostra l'uomo che sei. Volevo chiederti appunto quante volte ti era capitato, che io credo sia la prima volta. Una volta avevo pianto qua 30 anni fa dopo la partita. Io ho ripianto oggi, ma non lo so, è stato così, sono venute perché poi vedevo tutti i ragazzi. Cioè non mi rendevo conto che l'avevamo fatto veramente, insomma, anche perché poi la sofferenza dei rigori è terribile. Quindi... Anche io dici, mister, sono tirati parecchi, ma per andare lì a tirarli. Allora, abbiamo già collegato Marco Conterio, abbiamo ancora un paio di domande e poi li dobbiamo rientrare in Italia. Sì, infatti. Sì. Vai Marco, sarà una giornata lunga poi... domani. Poi chiudiamo con le ultime due. Ciao, la domanda l'altra volta ti avevo detto se ti rendevi conto di finalmente di non essere più divisivo, cioè del rapporto che hai sempre avuto con i tifosi, che è sempre stato odio-amore. Stavolta hai fatto godere veramente tutta Italia intera per la prima volta. Ne rendi conto? Come ti avevo detto, mi interessava che fino all'11 di luglio tutti mi amassero. Stasera ho fatto e abbiamo fatto qualcosa che rimarrà nella storia e tutti gli italiani ci ameranno. E questa è la cosa più bella, l'unione di un grande popolo, e rendere felice un grande popolo è la cosa più bella che possa esistere. Noi l'abbiamo fatto, è qualcosa di leggendario. Allora, abbiamo Arias Uld Sada dalla Norvegia. Allora, buonasera, una domanda per Leo. Leo, ti abbiamo visto gridare nella telecamera "It's coming to Rome", e questo ovviamente faceva riferimento a questo slogan "It's coming home", torna a casa, ma avete usato questa frase come motivazione per caricarvi prima della partita? Assolutamente sì, l'abbiamo sentito per giorni da mercoledì sera, dopo la partita contro la Danimarca, che la Coppa sarebbe ritornata a casa a Londra. Mi spiace per loro, ma stasera prende un bel aereo e viaggia verso Roma, e domani ci godremo il popolo italiano, e questo premio se lo devono godere gli italiani in giro per il mondo, e tutti gli italiani che vivono in Italia, all'estero.
è per loro e per noi, l'avevamo detto sin dall'inizio, ci credevamo, per noi e per loro, e stasera è giusto che gli italiani festeggino da ogni parte del mondo. Le ultime due domande, Scarnati e Tomaselli già collegati, vai Donatella. L'audio? Non c'è audio, Donatella? Niente. Sai ora quando ne esco. Vai. Mi sentite? Sì, adesso ecco. Sì, vai. Roberto, complimenti. Davvero, io ti chiedo, torno sulle lacrime, ma soltanto per chiederti dell'abbraccio con Gianluca Vialli. Ecco, non ti chiedo delle lacrime, ma ti chiedo di quell'abbraccio. Che cosa c'è dietro quell'abbraccio? Perché quella è l'immagine della partita, della finale dell'Europeo. C'è che 30 anni fa eravamo insieme qua, purtroppo, e quindi abbiamo sofferto molto e poi siamo amici da una vita e credo che una cosa così bella, importante, nessuno di noi l'aveva mai fatta. Lui ha vinto la Champions con la Juve, poi vinse, però insomma vincere il campionato d'Europa dopo dal 68 e riportare la Coppa in Italia credo che sia una cosa incredibile, quindi insomma, e poi non lo so, forse perché siamo emozionati perché siamo anziani, non ho idea. Vai Paolo, l'ultima domanda poi andiamo. Ti chiedo solo una storia, non è che avete sentito che questo qualcosa di magico poteva portarvi fino in fondo, c'è stato un momento, proprio un click, che non so, mi viene in mente anche di infortunio di spina, e come diciamo click decisivo, ma se c'è un flash o un aneddoto divertente. C'è stato molto prima, quando stavamo in Sardegna, il merito come sempre del mister che si è inventato questo ritiro allargato con le famiglie, e nonostante fossimo con le famiglie noi stavamo sempre tutti insieme, e questo non so se era il problema o è stata la fortuna, incredibile come stavamo con le famiglie eppure ci ritrovavamo sempre tutti insieme, e questo è da lì che c'è stato il click, diciamo c'è qualcosa che è diverso, e l'ho raccontato stamattina al presidente, mia moglie mi diceva: ma scusa, ma stiamo con le famiglie eppure state tutti insieme, e questa è la volta giusta, io ci credo, io la volta giusta, era lei a dire a me che ci credeva, e quindi ogni giorno questa fiammella si è alimentata dello spirito di gruppo che poi si è visto partita dopo partita, abbiamo continuato a crederci, c'era qualcosa nell'aria dopo le partite a Roma che ci spingeva a dare sempre di più, e come detto prima non ci annoiavamo mai di stare insieme, in questi 50 giorni non ci siamo mai annoiati di stare insieme, e questo è quello che fa la differenza e che ti porta oggi ad essere campione d'Europa. Allora, grazie a tutti, vi ricordo che staremo insieme anche domani, la nazionale ripartirà stanotte per Fiumicino, si trasferirà al Parco dei Principi, domani vi daremo poi il programma di domani, grazie a tutti, buonanotte. Grazie, buonanotte. Thank you. Grazie. Thank you, bye. Buonanotte, thanks.